Professoressa Tanzini, successivamente lei verrà proposto un documento che è stato scelto dalla commissione, ci parlerà delle sue esperienze di alternanza scuola-lavoro, PCPO, e per finire i percorsi di cittadinanza e costituzione. Ma io direi che normale, anzi il fatto che siamo i primi ci toglie un peso ed è una liberazione. Beh, quello esatto, cioè alle 9 avremo già finito gli esami e cioè sarà finito tutto, però è anche una fine un po', cioè lasciata a metà, nel senso è mancato l'ultimo giorno di scuola, le lezioni anche in presenza, anche per dire le verifiche, cioè fatte proprio in classe, però cioè una fine sì, però manca un qualcosa, si sente che manca un qualcosa. Beh, io direi che l'esame non sarà tanto facile, non ci sono gli iscritti, vuol dire che è un all-in sull'orale. Di conseguenza non so se siamo stati avvantaggiati. Dopo quasi 4 mesi tornano i ragazzi in questa scuola. Intanto che effetto fa poterli rivedere? L'effetto è stato un effetto di estrema commozione, perché di fatto vedere gli occhi vivi e le loro espressioni è stato, diciamo, un po' come riscoprirli oggi, dopo tantissimo tempo in cui le immagini dello schermo erano piatte, ecco. Finalmente abbiamo riacquisito la tridimensionalità e così i sapori e i profumi che loro hanno. Tranquillo, possiamo cominciare? Prego. Allora, presentiamo, vuoi mettere la chiavetta? Beh, da pelle d'oca, è sicuramente un momento bello. Oggi mentre entravo ci pensavo di quanto sembrava speciale rientrare a scuola, però credo che soprattutto loro, insieme alle loro famiglie, insieme alla nostra comunità, hanno dimostrato in questi 4 mesi veramente uno spirito di dedizione e sacrificio non scontati e sicuramente encomiabile. Quindi gli auguro veramente tutto il bene del mondo, anche perché fare una prova di maturità, un momento così importante della loro vita in questa situazione anche di tensione, sarà sicuramente un quid in più. È la prima che ha fatto l'esame e la prima ad uscire, com'è andata? No, è andata bene, l'elaborato l'ho presentato, mi ha fatto qualche domanda di ragionamento, però è andata bene. Il testo, mi è capitato un testo di Pascoli e anche lì ho spiegato tutto, e anche la discussione tra le varie materie era su un dipinto di Dalì, ero più tranquilla e quando ho iniziato a parlare ho lasciato andare. Non dico nessun freno, però almeno quello che mi veniva in mente lo dicevo e penso sia andata bene, anche cittadinanza è finita e a posto.